Buongiorno a tutti. Vorrei invitarvi tutti quanti al congresso nazionale GBD Expanding Horizons in IBD. È il congresso nazionale che si terrà dal 29 novembre al 5 dicembre e voglio darvi alcune cifre di questo congresso. Il nostro undicesimo congresso nazionale, quindi 11, mentre 7 sono i giorni di congresso che si articoleranno su 20 ore di dirette streaming condotte dai maggiori esperti italiani e non solo, anche europei. 30 sono i crediti che saranno attribuiti a questo congresso, crediti ECM che potrete guadagnare collegandovi a questo nostro congresso. 550 sono già i medici che si sono preiscritti ad oggi al congresso. 96 gli abstract che sono stati sottomessi, in parte selezionati per le comunicazioni orali, in parte verranno presentati sul nostro sito, con un tasso di rigetto di circa un quarto, il 25%. 65 le borse di studio che il GBD ha attribuito per i partecipanti under 35. Dal 24 al 26 novembre, inoltre, ci saranno tre corsi per congressuali che stanno diventando una discreta tradizione nel nostro panorama congressuale. Il 24 novembre aprirà il corso per congressuale, 2 ore e mezza circa, congiunto con SINPE sulla nutrizione artificiale e short bowel, si chiama Artificial Nutrition and Short Bowel Syndrome. Il 25 novembre ci sarà il corso sull'endoscopia, il corso per congressuale sull'endoscopia, intitolato Endoscopy in IBD 2020, con esperti italiani e internazionali. Per chiudere il 26 novembre con il secondo corso pre-congressuale di chirurgia nell'IBD che si intitola Update on Crohn's Disease. Quindi tre corsi congressuali per una durata di 2 ore e mezza ciascuno circa, il 24, il 25 e il 26 novembre 2020. In un'annata particolare e difficile come questa, IGBD si è attrezzata per non venir meno al suo appuntamento annuale con il Congresso Nazionale delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali. Vi attendiamo numerosi, il più numerosi possibili. Come dicevo, 550 medici si sono già iscritti fino adesso al Congresso Nazionale IGBD, all'undicesimo Congresso Nazionale IGBD. Aspettiamo anche te.